Questo è il mio locale. Noi facciamo pizza. Le prime due settimane la gente aveva paura, si vedeva. Paura e senza soldi. Già da settimana scorsa la gente è iniziata a tornare. Martedì 26 della riapertura e questa settimana è cambiato tutto. Si riparte per davvero. Fortunatamente sì, grazie a Dio. Sta ripartendo Alzano, che dice? C'è gente sì, in giro finalmente. Sì. Pian pianino, perché c'è ancora un po' di apprensione. In tante persone lo si nota questo. Però pian piano stiamo ripartendo. Che effetto le ha fatto quando i bar si sono ricominciati? È un effetto bello perché la compagnia a me piace. Diciamo che una parte dei miei clienti sono tornati, una parte non ci sono più purtroppo perché quello che è stato lo sappiamo e la parte piano piano rientra comunque. È una questione di tempo, io sono convinto che ci riprenderemo. Credo che abbiamo pagato abbastanza in questa valle. Alzano insieme a Nembro all'inizio di marzo si pensava sarebbe diventato zona rossa. In questi due paesi in piena Val Seriana sono morte oltre 300 persone. Oggi sulla mancata istituzione di quella zona rossa indaga la magistratura. In quei giorni sembrava che ogni sera potesse accadere questa, si sapeva dei movimenti di truppe pronte a intervenire. Ma quando si chiamava la stazione dei carabinieri o la prefettura, la risposta era sempre identica. Siamo in attesa di decisioni, per adesso non è stato deciso nulla. Quindi passavano i giorni e anche l'efficacia di un'eventuale applicazione della zona rossa diventava meno significativa perché il contagio di fatto si stava allargando. Governo e regione dovevano sedersi attorno a un tavolo e lavorare in maniera coesa perché di fatto questo in qualche modo non assumersi il carico della responsabilità del potere di decisione che sta in mano alla politica, io credo che poi abbia portato a quello che è successo. Ricordare di queste cose non può che farci ancora una volta ritornare sull'esperienza dei tanti fratelli e sorelle della comunità che abbiamo perso nei mesi scorsi e non può che sembrarci una mancanza il fatto che non abbiamo salutato adeguatamente i loro corpi. Oggi riparte anche Nembro. Le campane della chiesa hanno ricominciato a suonare. Nei primi giorni, quando il numero dei morti è diventato altissimo, abbiamo deciso di non suonarle più perché il suono delle campane a morto aumentava il senso di ansia e l'angoscia per quello che accadeva. E dalle ultime settimane sono tornate anche le ceneri di persone che erano venute a mancare diverse settimane fa e quindi adesso i funerali di chi è morto precedentemente sono proprio una memoria. E questi sono tutti quelli nuovi, sono ancora in attesa di lapide. Marzo, 17 marzo, 2020, marzo. Ce n'è uno anche qua in terra. Credo che alla fine un amico, un parente, hanno perso tutti qua. Questo è mio papà. 13 marzo 2020. Ci sono giorni che faccio fatica a credere che non c'è più. Pensavamo proprio che tornava, che ce l'avrebbe fatta. Invece no. Lui è stato ricoverato il 24 gennaio qua a Alzano perché faceva fatica a respirare e gli hanno trovato la politicemia, una malattia del sangue che poi è stata curata e guarito. Però secondo me l'ha preso Covid perché è stato dimesso il 19 febbraio, non era più lui, e è stato dimesso con la febbre mio papà, con 38 e più di febbre. Lei Monia ha denunciato? Sì, voglio capire perché non hanno fatto niente quando si poteva, poi il fatto che non hanno chiuso Nembro Alzano lì è stata la fine proprio, io ho paura che venga dimenticato un po' tutto, sono arrabbiata tanto con tutti.